Giovedì 9 giugno, all'Auditorium San Nicolò a Chioggia, si è esibito il coro del Teatro La Fenice di Venezia. La manifestazione si è inserita nell'ambito del progetto L'Opera Metropolitana, eventi e progetti di musica per il territorio, promosso dalla Fondazione Clodiense Onlus, in collaborazione con la Fondazione di Venezia, la Fondazione Teatro La Fenice e la Città di Chioggia. Dopo il saluto e il ringraziamento del segretario della Fondazione Clodiense, l'architetto Giancarlo Munari, è intervenuto il direttore artistico del Teatro La Fenice, il maestro Fortunato Ortombina, che ha illustrato l'iniziativa dell'Opera Metropolitana. È un'iniziativa alla quale La Fenice crede moltissimo, perché La Fenice non è solo il teatro di Venezia, La Fenice è il teatro di tutto il suo territorio. Per noi Venezia non finisce col Ponte della Libertà, ma è veramente è tutto il bacino di questo territorio, da dove proviene già molto del nostro pubblico. E quindi è nostro interesse e nostro profondo piacere, quando programmiamo le nostre attività, tenere sempre salve alcune date, perché oramai alla Fenice c'è spettacolo ogni sera dell'anno, per poter venire qui a Chioggia ed anche in altri luoghi dove andiamo per questa iniziativa. Ma poi venire qui con un concerto dedicato a Giuseppe Verdi, e questo rende ancora più bello l'esperienza di venire in questo posto, e quindi oltre che per un senso del dovere etico, anche perché non dimentichiamoci che La Fenice esiste grazie anche alle tasse che pagano i cittadini non solo di Venezia ma di tutto il territorio, quindi è un dovere quello di andare incontro al territorio, ma ad un certo punto, in un caso come questo, diventa forse ancora più che un dovere, un piacere. Si è trattato di un concerto davvero particolare, impostato più sull'elemento vocale che su quello musicale. 13 i brani tratti dal repertorio operistico di Giuseppe Verdi, eseguiti magistralmente dai 44 elementi del coro, tra cui 3 soli, abilmente diretti dal maestro Claudio Marino Moretti e accompagnati dal pianoforte a 4 mani dei maestri Ulisse Trabacchin e Maria Cristina Vavolo.